Ciao a tutti, sono Candida, bentornati sul mio canale. E questo è il video che faccio dopo le festività natalizie. Avrei voluto già pubblicare giovedì scorso, ma ahimè sono stata un po' presa indaffarata e non sono proprio riuscita a farlo. Spero che abbiate passato comunque delle buone feste e che siate pronti a ricominciare per fare qualche lavoretto. Diciamo che come primo video ho deciso di fare una cosa semplicissima, lo vedrete, ma veramente semplice, no? Perché a volte io dico che le cose sono semplici e poi mi scrivono, mi dicono: ma non è poi così semplice. Forse perché magari mi lascio un po'. Per me certe cose sembrano scontate, in realtà non lo sono. Quindi magari a volte quando dico che le cose sono semplici, qualcuno può dire poi: no, non è vero, saranno cose difficilissime. Questa volta no, è proprio un lavoretto così per riprendere, che secondo me veramente può fare chiunque ed è una cosa molto carina. Vi volevo far vedere come ho fatto queste borsettine, che per me sono state un successo. Perché io le ho utilizzate durante appunto le feste di Natale come un regalino che ho fatto e che ho riempito con dei dolcettini, con delle cosine così di Natale. E però diciamo che anche se è passato il periodo, mi viene in mente, anche se forse siamo già un po' in anticipo, sì, in effetti siamo ancora parecchio in anticipo, però immaginatele per esempio riempite con degli ovetti di cioccolato per Pasqua. Voi fate il vostro regalo, vi assicuro che almeno nel mio caso è stato apprezzatissimo, è stato un successo e vi posso garantire che lo sarà. E vedrete adesso come realizzarle, molto semplice, quindi è una cosa fattibilissima. Hanno proprio, vedete l'apertura così, io l'ho fatta con un elastichino, ecco che adesso mi si è anche staccato, lo rincollerò. Adesso, vabbè, qui all'interno, adesso io questo l'ho utilizzato così per conservare le mie buste, però vedete, all'interno avete questo contenitore che vi serve, cioè immaginate, adesso io ho detto i cioccolatini, gli ovetti di Pasqua, però veramente potete utilizzarlo come contenitore per mettere qualsiasi cosa che vogliate regalare, quindi veramente gli usi sono infiniti. Allora, perché è semplicissimo? Perché adesso vi farò vedere come realizzare questa borsetta utilizzando solo un foglio di carta scrap 30,5x30,5. Questo foglio vi servirà per fare tutta la struttura, manici compresi. Quindi per farlo basta un foglio e poi si può decorare come chiaramente si vuole. Cioè non. Allora, io approfitto del video di oggi per farvi vedere dei fogli che ho messo sul mio negozio online di Etsy. Non so se gli avete già dato un'occhiata oppure se avete voglia andate a dargli un'occhiata. Cosa ho fatto? Praticamente tra le cose che ci sono nel mio negozio ci sono dei download digitali. Che sono appunto dei download. Nel momento in cui appunto viene comprato il download, si può immediatamente scaricare, si può stampare tutte le volte che si vuole. E uno dei pacchetti di download digitali comprende, diciamo, questi 8 fogli che sono praticamente delle pagine di libro che io ho timbrato e colorato a mano con pennarelli, acquerelli, di tutto un po'. E ho fatto questi 8 fogli che voi potete trovare nel mio negozio e potrete scaricare. Comunque, nella descrizione del video vi lascio poi il link se volete andare a curiosare. E nello specifico i fogli sono questi. Questo kit che troverete è un kit che ha come dicitura, diciamo, la tonalità del rosso, perché ho fatto 3 kit, uno con la tonalità azzurra, una con la tonalità rossa e l'altra con la tonalità mista, dove ci sono i vari fogli colorati in maniera così con varie tonalità. Però per fare questo lavoro io ho utilizzato, vedete nello specifico, questo foglio di farfalle, vedete, che ho utilizzato sia strappato e messo qui sui bordi. Anche questi pezzettini sono stati presi sempre dai miei disegni. Dopodiché, in questo caso della tag, che la vedrete anche su quello che vi faccio vedere oggi come realizzare, ho proprio ritagliato una farfallina
e l'ho incollata sulla tag, quindi ho utilizzato sia un pezzo del libro che una farfalla ritagliata, quindi alla fine questi fogli li potete usare un po' come vi viene in mente, diciamo, no? E quindi queste sono le farfalle. Poi ecco, all'interno, vedete, ho applicato il particolare della gabbiettina con l'uccellino. Poi ci sono anche delle piume. Questi sono gli otto disegni che ho realizzato. Oggi, nello specifico, utilizzerò, dov'è? Non vorrei averlo dimenticato. No, questo qua. Ecco. Utilizzerò questo di foglio per fare la borsettina che vi farò vedere di dimostrazione. Quindi, nella descrizione del video vi metterò poi il link, se volete andare a dare una sbirciatina potete farlo. E questo è quanto. Quindi adesso vediamo come realizzare la nostra borsetta. Allora, quindi tiriamo via i nostri fogli. Ah beh, una cosa che vi posso ancora dire è questi fogli, nello specifico, che sono proprio stampati come li potrete stampare voi. Io li ho stampati su una carta da 120 grammi, che è una carta leggermente più spessa di quelle che sono le solite risme, di carta che trovate al supermercato per fare le fotocopie. È un pochino più spessa e un pochino più, quindi dà una consistenza un po' diversa, che magari è un po' meglio per fare questi lavori, per non avere proprio la carta sottile. Ciò non toglie che anche con la carta sottile, perché io l'ho utilizzata per fare altre cose, potete stampare e usarla benissimo. Diciamo che se volete un consiglio, comprerei una risma di carta da 120, un pochino più spessa. Generalmente quelle da 120 sono anche con un tipo di carta un po' più lucido, un po' più liscio, e quindi le stampe vengono meglio, vengono più belle. Allora, quindi partiamo dal nostro foglio di carta scrap, questo. Allora, in questo caso io ho utilizzato un foglio di carta tinta unita. Anche di questo vi metto, poi ormai lo sapete, nella descrizione del video vi metto il link di tutto il materiale che ho usato, così se volete vedere che cosa ho usato io nello specifico lo potete vedere, altrimenti potete utilizzare tranquillamente i fogli che preferite, quello che avete in casa, come dico sempre. Allora, come prima cosa vado a togliere il bordino che c'è su tutti i fogli, così avrò il mio foglio praticamente quadrato in questo modo qui. Ok. Allora, adesso cosa andiamo a fare? Dunque, a questo punto il nostro foglio è quadrato. Io vado ad eliminare da ambo le parti due strisce da 2 cm. Ok, quindi tolgo. Ora io posso togliere le due strisce dallo stesso lato, ma nel caso in cui voi voleste fare la borsetta con una carta scrap decorata e quindi chiaramente vorrete tenere il vostro disegno al centro, per esempio, come preferite, potete per simmetria tirare la striscia dall'altro lato, così avete la vostra carta sempre tagliata in maniera simmetrica. Queste due strisce nient'altro sono che praticamente i manici della mia borsetta. Poi vi farò vedere come li utilizziamo. A questo punto io ho il mio foglio che non è più quadrato perché gli ho tolto le due strisce da una parte, quindi ha un lato più corto. Allora cosa vado a fare? Dalla parte più corta vado a segnare, quindi a fare un piego a 6 centimetri e mezzo per parte. Quindi io vado a 6 centimetri e mezzo qui e vado a segnare un piego in questo modo. Allora, io non so se avete per esempio, voi potete fare il piego come meglio credete, con un righello vi potete segnare. Io sto utilizzando la taglierina.
Non so se, tra l'altro mi hanno chiesto più volte di fare un video sui materiali che sono necessari magari per iniziare con lo scrapbooking. Io non ho ancora avuto modo di farlo, magari prima o poi lo farò. Però magari vi posso dire così durante i miei video quello che io utilizzo e perché. Questo, per quanto mi riguarda, è uno degli attrezzi che per chi fa lavori di scrap è fondamentale, perché misurare, tagliare e avere sempre la squadratura giusta del foglio è una cosa che proprio si fa in maniera veloce e senza questa taglierina i tempi diventano decisamente più lunghi. Quindi questa è una cosa che io utilizzo tantissimo. Per lo più, come vedete, abbiamo la lama per tagliare il nostro foglio, però possiamo utilizzare questa linea perché qua c'è una fessura, no? Di score qua in mezzo. Che, come vi ho fatto vedere, con un qualsiasi attrezzo potete utilizzare per fare i pieghi della carta, quindi per fare le buste, per fare gli album. Allora, chi lo fa già, sa benissimo di cosa sto parlando. Chi magari all'inizio, e non lo sa, può vedere come si può utilizzare questa taglierina in vari modi e vi assicuro che proprio fa guadagnare tantissimo tempo. Quindi, cosa ho detto? Quindi, tornando a noi. Vado a fare un piego a 6,5 cm per parte sulla parte stretta del mio foglio. Quindi adesso vado di qua e anche da questa parte faccio 6,5 cm, 6,5 cm e vado a fare il mio piego in questo modo. La carta la piegherò dopo. Mentre nel lato più largo, quindi siamo sempre al 30,5, vado a fare la stessa cosa, un piego, ma a 11,5 cm, quindi 11,5 cm da una parte e 11,5 cm dall'altra, così. Ok, a questo punto lasciamo la nostra taglierina perché dobbiamo ancora andare a fare un piego. Esattamente dove? Allora, mettendo il foglio così, quindi praticamente sulla parte da 30,5, questo è un passaggio molto importante perché se fate il piego che farò adesso dalla parte sbagliata non viene più la borsetta. Quindi, allora, noi abbiamo in questo caso il nostro foglio che qua è 30,5, invece qua sarà 26,5 perché abbiamo tolto 2 centimetri e 2 centimetri per parte, quindi siamo con la parte lunga messa in questo modo. Cosa vado a fare? A partire da questo piego vado a segnare 6 centimetri con una matita, così, quindi faccio 6 centimetri e poi vado a fare un ulteriore piego così obliquo dallo spigolo che trovo qui perché vi faccio vedere bene, no? Abbiamo fatto i 10, i 6 e chiaramente si è creato, qui si vede bene così, si è creato questo angolo. Quindi a partire da quell'angolo lì vado a creare un ulteriore piego sui 6 centimetri, in questo modo. Così. Ok. E vado a farlo su tutti e quattro i lati, quindi 6 centimetri di qua. Così. Ok, modo qui, ruoto il foglio e idem da quest'altra parte. Potevo anche segnarla direttamente con, ma giusto proprio per evitare di sbagliare, facciamo le cose più precise. Quindi in questo modo qui io vado a segnare uno e anche di qua l'ultimo. 6. Così. Ok. Adesso vado a piegare in realtà il cartoncino
dove ho creato i miei pieghi. Allora, volevo ancora farvi vedere una cosa. Questa carta che io utilizzo, che utilizzo anche per fare gli album, la utilizzo per tantissime cose perché mi piace il colore, perché questo marroncino si presta tantissimo bene a fare tutte le cose vintage, che sono le cose che io preferisco, quindi alla fine si tratta di, cioè per me va sempre bene per far tutto. Ha la particolarità di avere due lati, i due lati che sono diversi. C'è un lato che non so se riesco a farvi vedere bene con la telecamera, ma direi di sì, che vedete è tutto lavorato, è un po' goffrato. Invece l'altro lato è perfettamente liscio. Quindi in questo caso io voglio che la parte liscia rimanga nell'interno della borsetta e la parte goffrata bella sull'esterno. Quindi i pieghi che vado a fare per realizzare la mia borsetta li vado a fare chiudendo la parte liscia all'interno. Questo ve lo dico perché nel caso in cui doveste usare una carta scrap di quelle fronte retro con le due stampe, sapete che la parte che andate a chiudere è quella che rimane all'interno della borsetta. Quindi se voi volete che la parte che avete scelto, della carta rimanga fuori, deve rimanere all'esterno. Quindi cosa faccio? Vado a chiudere i miei pieghi. Li schiaccio bene. Ecco, questo a proposito di materiale per lo scrapbooking è un altro attrezzino piccolino che è fondamentale avere. È di osso e vi permette di schiacciare bene i pieghi, cosa che con questo fate in maniera velocissima e benissimo. E quindi per fare gli album, per fare qualsiasi cosa, direi che per quanto mi riguarda, secondo chiaramente il mio punto di vista, insieme alla taglierina che vi ho fatto vedere prima, è uno degli attrezzi che assolutamente bisogna avere. Quindi andiamo a piegare bene, così facciamo tutti i nostri pieghi. Adesso chiudiamo anche dalla parte degli 11 centimetri e mezzo che avevamo fatto, così, in questo modo. Ok, e cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a creare anche il piego dove abbiamo fatto la linea obliqua. Allora, praticamente la borsetta verrà sviluppata in questo modo. Quindi, praticamente questi pieghi qua, abbiamo detto che questo è l'interno della borsetta, perché immaginate poi la borsetta chiusa, quindi la mia parte liscia è l'interno. I pieghi che ho fatto sulla parte obliqua, questi qua, devono chiudere verso l'interno in questo modo. Quindi io cosa faccio? Vado, vedete anche in questo caso se non avete questo vi attrezzate con qualcos'altro, ma vedete che viene comodo semplicemente fare così per segnare il piego che abbiamo fatto obliquo. Quindi andiamo a farlo anche di qua. Chiaramente, avendo già segnato il piego in un attimo lo potete evidenziare perché l'abbiamo già l'abbiamo segnato. Quindi vedete questo lavoro qui. Anche dall'altra parte faccio la stessa cosa, prendo il mio piego e lo evidenzio così, uno e due. Così. Ecco. Una volta che noi gli abbiamo dato, vedete, la forma giusta, possiamo benissimo fare questo lavoro qui. Sempre con il mio attrezzo o con quello che preferite, andiamo proprio a schiacciarlo ulteriormente in questo modo, così. Perché adesso dobbiamo andare ad incollare. Quindi, se voi avete questa parte che è ben schiacciata, vi rimane poi più semplice incollare il tutto. Adesso vedremo come. Quindi andiamo a schiacciare bene tutti e quattro i lati così. In questo modo qua. Ok. Quindi vedete che questa praticamente è la mia borsetta. Già a posto, già fatta. Quindi, come procediamo? Allora, dobbiamo andare ad incollare questi lembi, però c'è un però,
Se noi vogliamo decorare la parte interna, se avete usato una carta scrap doppia e non volete decorarla, non c'è problema, passate subito all'incollaggio. Ma nel mio caso specifico, io voglio decorare questa parte, come ho fatto nell'altra mia borsetta, con un pezzo della mia carta. Quindi, prima di andare a chiudere, la mia borsetta, cosa faccio? Vado ad incollare le parti che mi interessano in questo punto. Nello specifico ho deciso di incollare queste due parti qua, giusto per creare un motivo. Questi sono pezzi che ho ritagliato dai miei fogli, quelli che vi ho fatto vedere prima. Quindi vado subito ad incollare. Allora, uso questa colla, la classica colla per la carta, perché per incollare carta su carta è una delle carte migliori, delle colle migliori, perché non sporca, rimane piatta, si attacca bene, si fa in fretta. Quindi vado semplicemente ad incollare questo particolare così. Lo incollo tipo qua così. Vedete questo attrezzo che serve anche per schiacciare bene, per far riprendere le pieghe, cioè vi assicuro che è veramente fondamentale. E poi andiamo anche ad incollare questo piccolo particolare che io ho ritagliato e poi sporcato, come faccio sempre con il Distress Photo Vintage. Questo lo incolliamo qua così. A posto. Allora, un'altra cosa che voglio fare prima di andare ad incollare è appunto sporcare tutti i bordi e tutti i pieghi della mia borsetta con il Vintage Photo Distress Ink, per dargli questo effetto un pochino più vintage. Quindi vado a ripassare tutti i miei bordi. Allora, come vedete, ho sporcato proprio tutti i bordi, quindi anche le pieghettine interne, perché voglio che quando chiudo la mia borsetta dappertutto si veda il distress sugli spigoli. Però anche qui è una questione, una cosa a vostra discrezione. Potete passare il tampone dove vi piace, oppure addirittura non passarlo se usate un altro tipo di carta scrap, come volete. Quindi a questo punto cosa facciamo? Andiamo ad incollare questi lembi in questo modo, quindi con la mia colla stick vado ad incollare. È anche comoda la colla questa, perché si può passare in questo modo, si può passare direttamente sul bordino in maniera semplice così, e poi aiutandomi sempre con il mio osso, vedete, vado ad incollare così, e vado a farlo su tutti e quattro i lati, in questo modo qui. Così, e anche dall'altra parte. Adesso rimane un pochino più chiusa, perché chiaramente con i due lembi dall'altra parte già chiusi, ma è molto, niente di, non rimane per niente difficile, non, così. Andiamo ancora a dare un po' di forma qui al piego, già che ci siamo. Chiudiamo dall'altra parte, l'ultima, così. Ok. In questo modo qua. Bene. A questo punto vedete che l'interno rimane decorato e la mia borsetta, la base della mia borsetta, è praticamente realizzata. Ora,
Immaginatela con una carta scrap tutta disegnata, tutta che teoricamente attaccate i manici e il gioco è fatto, quindi volendo non si può anche fare senza utilizzare troppa decorazione, però non è il mio caso perché io la voglio decorare ancora un pochino. Allora, ho già per fare più in fretta, ho già ritagliato delle parti che voglio attaccare così non perdiamo tempo. Allora, voglio mettere questa qui, tipo, e questa qui, così. Quindi con la mia colla vado ad attaccare, così mentre facciamo il resto si attaccano anche bene le parti, in questo modo. Così. E così. Poi tra l'altro questi fogli che vi ho fatto vedere veramente li potete usare nei junk journal, negli album, per fare decorazioni. Per adesso questo è un modo che io vi faccio vedere perché era per usarli in un modo un po' diverso da quello che può essere uno standard. Però veramente le applicazioni sono tantissime. E ho ritagliato, ecco, questa parte che voglio applicare sul davanti e sul dietro della mia borsetta. Ah, ecco, una cosa vi voglio far vedere. Vi voglio far vedere una cosa perché è importante. Nel caso doveste usare i miei fogli, c'è un sistema che poi ognuno fa come vuole, però ve lo faccio vedere perché comunque è una cosa semplice. Prendiamo questo ad esempio. Allora, io non utilizzo la forbice per tagliarli. Perché? Intanto, vabbè, da una parte avete proprio il libro strappato, quindi dovete strapparlo in modo da riprodurre. Però anche per riprodurre lo strappo del libro, però anche dall'altra parte, no? Dove c'è la pagina liscia. Invece di tagliare, che magari non viene bene, io faccio semplicemente in questo modo, praticamente con un righello. Cioè, questa è una cosa che vi dico così, giusto per così, praticamente strappo. In questo modo voi non avete la linea netta, ma sul libro è sempre bello non avere il taglio netto. Infatti, vedete, io poi ho passato il distress, rimane questo effetto e così ci mettete veramente un attimo a strappare. In questo modo, così. E voi avete il vostro libro strappato, sembra veramente una pagina. Quindi io, se doveste usare questi, vi consiglio anche per le altre cose di farli in questo modo. Poi, se volete tagliare con la taglierina, con la forbice, come volete, potete farlo. Però io tendenzialmente il libro, anche quando lo uso direttamente, prendo uso direttamente delle pagine, lo strappo sempre in questo modo perché mi piace di più. Questo era giusto solo così un consiglio. Allora, torniamo alla nostra borsetta. Quindi dobbiamo incollare queste parti che io già ho strappato, come vi ho fatto vedere, e poi decorato con il tampone della Distress, in questo modo qua. Scusate, aiuto, speriamo che non mi stia venendo l'influenza, visto che non mi sento tanto bene e che c'è tanta gente ammalata, ma speriamo di no. Allora, prima di incollare però la parte sul davanti e sul dietro della borsetta, dobbiamo ricordare che dobbiamo andarla a chiudere. Quindi dobbiamo andare ad attaccare l'elastichino con il gioiellino qui per agganciare l'elastico. Quindi lo facciamo subito, prima di andare ad incollare le parti sovrastanti. Allora, partiamo dall'elastico. Io ho utilizzato uno di questi elastici così sottili, che sono quelli che utilizzo quando faccio le midori. Quindi ne tagliamo un pezzo piccolino, così. E lo andiamo ad inserire. No, lo taglio un po' più lungo perché, visto che prima si è staccato, probabilmente sono stata un po' pignola nell'elastico che ho lasciato all'interno e quindi lo tagliamo un po' più lungo così. In questo modo qui. Allora, abbiamo due possibilità. O lo incolliamo sull'interno della borsetta e poi andiamo ad attaccare una fascia per chiudere,
perché non si vede appunto dove ho incollato, oppure lo attacchiamo direttamente sull'esterno della borsetta e andiamo poi a coprire con la carta che voglio mettere sul retro. Però io personalmente preferisco metterlo nell'interno perché anche qui mi piace mettere un pochino di decorazione e metterò semplicemente una striscina di libro. Quindi dobbiamo andare ad incollare l'elastico qui in questo modo. Utilizzo del biadesivo così sono più tranquilla perché rimane più fermo. Quindi utilizzo una striscettina di biadesivo, questa così. Voi chiaramente potete utilizzare quello che vi fa più comodo. No, era questo quello più lungo, così. E quindi ho anche il riferimento del centro perché avendo appunto tagliato il mio, piegato la mia borsa in questo modo, io ho il riferimento di quello che è il centro della mia borsetta. Quindi vado ad incollarlo in questo modo qua, così. Ok, incolliamo qua col biadesivo e poi dopo utilizzerò il biadesivo anche per incollare la parte sopra. Allora, per quello, ecco, non ho preparato le due strisce, non le ho preparate, quindi possiamo farlo subito così vediamo quello che vi dicevo, come strappare. Allora, posso fare in questo modo, lo facciamo così. Pensavo di averle preparate, invece me le sono dimenticate perché magari io cerco di preparare subito un po' di cose, così non. Ecco, per esempio, possiamo tenere una striscia come questa, così. Qui abbiamo lo strappo della pagina, quindi glielo facciamo più o meno che riprende. Il mio tampone, eccolo qui. Vado a sporcare. Io sporco sempre tutto con il tampone, questo perché con il vintage photo, perché per me diventa tutto più, mi piace tutto di più evidenziato col tampone intorno. E vado ad incollare, vedete, la mia fascettina qua, in questo modo. Quindi allora, iniziamo a togliere il biadesivo perché sennò alla fine mi dimentico e vado a mettere la mia colla sulla mia striscettina, in questo modo, così. Ok. E andiamo ad incollare così, a posto. Vedete, non so cosa ne pensate voi, ma per me è più carino, mi piace di più finito così. Dall'altra parte andiamo ad incollare di nuovo il nostro pezzo, però prima dobbiamo andare ad attaccare il mio bottoncino con il quale andare a fermare l'elastico. Allora, prendiamo tipo questo. Io ho utilizzato questi che hanno le due alette di fermo, questi qua. Fatti così con le alette, vedete, in modo che rimangano ben fermi. Io adesso cosa faccio? Vado a bucare al centro, in questo caso non ho riferimento, ma facciamo così. Allora, questa è venuta circa boh, 13 e 6, ok. Quindi prendiamo il mio punteruolo, ok, e vado a bucare, sono in questo punto qui più o meno, così. Anche un po' più in basso, ok? Quindi vado qua, buco e vado ad inserire il mio bottoncino. Anzi, no, no, voglio fare un'altra cosa. Allora, prima di chiudere dietro devo decorare la parte sul davanti. Perché? Perché voglio mettere del pizzo e se voglio mettere del pizzo, il bottoncino devo metterlo sopra il pizzo. Quindi devo farlo prima. Allora, questa è la parte che voglio utilizzare per
decorare la mia pagina. Quindi facciamo così, vado a incollare prima questa parte qui, quindi mettiamo la colla, tanto è un'operazione che facciamo in fretta, vedete che è tutto molto veloce, poi io nel frattempo spiego, parlo, ma se vi mettete a farla da sole, cioè io vi assicuro che ci ho messo pochissimo a farle, sono molto veloci. Quindi vado ad incollare questo, la mia decorazione sul frontale, e poi voglio andare ad attaccare un pezzettino di pizzo qui per farla così, mi piaceva l'idea. Quindi vado a tagliare il pizzo un po' bene, perché sennò rimane visibile e non rimane bene. Quindi facciamo così, ok, e qui tagliamo, qui è sufficiente direi, ok. Andiamo ad incollare così. Per incollare il pizzo non utilizzo questa colla, ma utilizzo questa perché così rimane un pochino più fermo e si incolla immediatamente. Quindi metto proprio una strisciolina di colla così, a posto. Anche perché poi dobbiamo andare ad incollare sopra i manici che faranno ancora più da presa, per cui questo pizzetto non si muove più. E questo lo vado ad incollare qua così. Ok, in questo modo. A questo punto, si vede ancora il mio foro, posso andare ad appiccicare il mio bottoncino, ad attaccare il mio bottoncino. Quindi infiliamo bene dentro così. Eccoci. Perfetto. In modo che rimanga, vado ad aprire le alette in questo modo, ok, e nello stesso modo di prima vado a fissare col biadesivo così. Vado a fissare col biadesivo e vado a chiudere anche da questo lato con la mia striscia di libro, che adesso vado a ritagliare. Allora, questa non va bene perché dovunque ho la piuma che non è il caso di utilizzare perché non c'entra nulla. Quindi vado a prendere un altro mio foglio che potrebbe essere, ecco, che potrebbe essere questo qua, che vedete ha una parte libera, e vado a tagliare la mia striscia di nuovo. Quindi anzi, facciamo così, taglio proprio tutta una parte scritta, quindi facciamo così e tagliamo tipo, direi così va bene. Vedete che non sto neanche a misurare, neanche a, perché tanto non è fondamentale, ecco. Vado a strappare i due lati proprio così, in maniera molto semplice, uno e due, e vado a sporcare con il mio distress. Ok, così abbiamo anche il bordino per chiudere l'interno del secondo lato della borsetta. Quindi togliamo tutto, togliamo il biadesivo, che puntualmente me lo dimentico, se non lo tolgo subito, pazzesco, e poi vado a mettere la mia colla, ok, e vado ad incollare. Quindi questa rimarrà così, per cui mettiamo la scritta giusta, la mettiamo così, in modo che quando si apre anche dall'altro lato rimane ben visibile. Perfetto. Ok, quindi adesso praticamente la nostra borsetta si può anche chiudere in questo modo. Adesso alla prima volta deve solo farsi il posto per l'elastichino, voi magari potete utilizzare un nastro, quello che volete, così, eccoci, vedete?
dobbiamo andare a decorare la parte posteriore ed andare ad attaccare i manici. E abbiamo quasi finito. Quindi la riapro un attimino. Allora, parte posteriore come prima, quindi semplicemente andiamo ad incollare questa carta qua, così. Mi raccomando, l'unica cosa dovete incollare bene sui bordi, ma vedete che io tengo un altro pezzo di carta sotto, così vado bene oltre, tanto quello è un foglio di carta che poi posso buttare via. Si fa in frettissima e tutti i bordi sono perfettamente incollati, perché sennò si alzano i bordini e poi non è bello, sembra un lavoro fatto male. E anche qui vado a tagliare il mio, per coerenza, il mio pezzettino di pizzo, qui così. Tagliamolo qua. Ok. Vado a mettere un filino della mia colla, così. Ok. E incolliamo in questo modo. A posto, questo qui in un attimo. E poi asciutto. Ok? Quindi adesso non ci resta che fare cosa? I manici. Vediamo come gestire i manici. Allora, questa lasciamola così, così nel frattempo si asciuga bene. Allora, prendiamo di nuovo la mia taglierina. Così. Allora, chiudo un attimo la colla perché così non si asciuga nulla. Allora, cosa avevamo preso? Due strisceltine da 2 cm. Sono troppo lunghe perché questi manici verrebbero veramente lunghi. A me piacciono i manici un pochino più corti, ma ciò non toglie che voi potete farli come volete. Io vi dico come li ho fatti io, poi decidete voi di che lunghezza farli. Io ho tolto 4 cm dalla mia striscia. Quindi vado a togliere. Ah, mi si è piegato qua. Ho troppe cose sul tavolo. Quindi 4 cm in meno di qua e 4 cm in meno di qua. Così. Poi cosa ho fatto? Nello stesso modo di prima, sono andata a segnare praticamente a 2 cm, così, un piego. Quindi 2 cm da una parte e 2 cm dall'altra, ok, su tutti e due i manici delle borsette, così. Quindi vado a piegare. Per dare un segno, diciamo, di dove devo andare ad incollare il manico, semplicemente così e così. E adesso, sempre con il mio osso, vado a fare tenendo premuto molto poco, perché altrimenti la carta diventa, sapete, come quando si fanno i nastri come si arricciano i nastri per fare i pacchi, quindi una cosa molto leggera. Vado proprio a fare, ecco, una cosa così, in modo che la mia carta prendi questa forma. Nel caso non aveste questo, comunque potete farlo. Vediamo un po', vedete, anche così con le mani. Adesso non è, io ve l'ho fatto vedere qui in un attimo, però non è detto che bisogna per forza. Anche così vedete che comunque la piega l'ha presa e va bene lo stesso. Ora vado a mettere del biadesivo, perché così sono più tranquilla, che tiene meglio, preferisco. Quindi vado a tagliare 2 pezzi di biadesivo per un manico e 2 pezzi di biadesivo per l'altro. Li attacchiamo. Ah beh, no, ho ancora dimenticato una cosa. Assolutamente, devo sporcare tutti i manici col mio distress, che non può mai mancare. E certo, lo stavo dimenticando. Così. Ok.
questo è in assoluto quello che utilizzo più come colore, il vintage photo. Poi in realtà ce l'ho anche di altri colori, perché chiaramente a seconda delle carte che usate i bordini vanno fatti del colore giusto. Però diciamo che questo è quello, il vintage photo trovo che sia il distress, dei distress è quello che veramente ha più utilizzo, perché i marroni alla fine vanno bene con tutto e quindi lo utilizzo tantissimo. Allora, adesso vado ad attaccare i pezzi di biadesivo che non riesco mai ad aprire, ma adesso mi sono comprato un attrezzino che non mi è ancora arrivato, che teoricamente mi dovrebbe aiutare. Se poi lo provo e funziona, ve lo faccio vedere in un prossimo video. Ho comprato un attrezzino che serve per, da una parte, fare questo lavoro qui, quindi togliere il biadesivo in maniera facile, quindi spellicolare in maniera facile gli adesivi, e dall'altro lato invece serve per prendere con facilità, non so bene con quale tecnica, perché ripeto non mi è ancora arrivato, tutti i vari strass, le paillette, quindi per poter prendere con facilità, puntandoli, sollevando la paillette e lo strass, ad andare ad incollare esattamente dove vogliamo, perché in caso contrario io adesso mi sono attrezzata in maniera veramente molto, molto rudimentale, però mi scappano sempre, quindi non vengono sempre un granché. Allora, quindi come facciamo? Andiamo ad attaccare la mia prima striscettina. Allora, togliamo il biadesivo da tutte e due le parti, intanto, così e così. L'abbiamo fatta. Ora, aiutandoci con un righello, io mi aiuto con questo righello qui, cosa vado a fare? Vado ad appiccicare la mia striscia, il mio quadratino che ho segnato, quindi ho bene il riferimento, a 2 cm dal bordo. Al 2 cm dal bordo, che segno con, vedete, a 2 cm segno il mio. E avendolo piegato, ho esattamente il riferimento anche del bordo della borsettina. Quindi incollarlo, cioè attaccarlo nel posto giusto, diventa veramente semplicissimo. E idem vado a fare dall'altra parte. Tengo qua i 2 cm, facciamo così. Piego il mio manico, così. Adesso per tenerlo vicino alla telecamera mi viene un pochino più, ma vedete che riesco a farlo anche riuscendo a tenendolo in mano in maniera precaria, non c'è problema. Dopodiché vado ad incollare in questo modo. Idem dall'altro lato. Quindi via biadesivo. Due centimetri, così, e 2 cm, così, a posto. E anche i nostri manici sono incollati. Facciamo un po' di pulizia. Chiudiamo intanto la borsettina. Dopodiché, chiaramente, ci sono. Allora, già questa, così vedete che direi che già è ben decorata. Ho fatto ancora una cosa che mi piaceva da utilizzare come decorazione, ve la faccio vedere se la trovo. Non la trovo più. Ah, eccola qua. Ho fatto anche qui la tag con dove ho incollato sopra del pezzo di libro, e poi ho ritagliato una delle farfalline come quelle che ho utilizzato nell'altra borsettina.
E adesso con uno spago la vado ad attaccare qua, non la vado ad incollare, ma faccio semplicemente così. Faccio passare e vado ad annodare in questo modo. Così, come ho fatto dall'altra parte, in modo che rimanga va bene così, e poi vado a tagliare il sovrappiù dello spago, così. E direi che posso ritenerla finita, anche questa, quindi fatta così. Ho utilizzato un'altra carta. Vi faccio vedere vicino anche l'altra, così le vedete insieme. Chiudiamo così. Adesso dovrò andare ad incollare nuovamente la parte che mi si era scollata qui del manichino. Ok, niente, devo aggiustare questa parte. Adesso lo faccio. Comunque, queste sono le due borsettine. Ve la faccio vedere anche solo così, ecco, così avete l'effetto 1 e 2. E credo che questa volta non possiate dire che non era veramente semplice, perché vi assicuro che ci va più tempo così a spiegare, far vedere che a farle. Sono velocissime, vedete anche che il materiale da utilizzare è minimo. E comunque mi sembra un'ottima idea per fare qualcosa di carino, per utilizzarle come poi si possono utilizzare come meglio si vuole, quindi gli usi sono veramente infiniti. Quindi anche il video di oggi è terminato. Lasciate se vi fa piacere un commento, perché sono curiosa di sapere se questo lavoretto così semplice semplice vi è piaciuto. E se avete dubbi o avete qualcosa da chiedere, come al solito, come dico sempre, scrivetemi e cercherò di rispondervi il più in fretta possibile. E se non siete ancora iscritti al mio canale, avete piacere, iscrivetevi, così continuerete a farlo crescere. E detto questo, non mi resta, come al solito, che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!